Oggi ho deciso di parlare, ok? Ho deciso di svelarti retroscena atroci della vita dell'imprenditore digitale. Sì, retroscena atroci, perché la vita dell'imprenditore digitale non è tutto yacht, Dubai, scene di bella vita, tutte queste storie che magari hai visto anche in qualche campagna pubblicitaria, tra l'altro di una persona che conosco bene. Ciao, sono Matteo Pittaluga. Però, come avrai visto in quella campagna pubblicitaria, alla fine di quel video si parla di cose serie. Ed oggi voglio parlarti di qualcosa di cui nessuno parla, perché se lo fanno vedere, chiaramente, diciamo che cala un attimo l'attrazione verso il mondo digitale. Voglio parlarti dei retroscena nascosti, posso definirli atroci, della vita dell'imprenditore digitale. Ora partiamo da un concetto. L'imprenditore digitale non sconnette mai il cervello, è connesso 24/7 ai maledetti social media, ad internet, è quasi schiavo di queste entità che chiaramente dominano la nostra vita di tutti i giorni, ma per l'imprenditore digitale è il suo lavoro e quindi non può scappare, ok? Quindi il dramma numero uno e il retroscena atroce che sicuramente non ti faranno mai vedere è il fatto di essere costantemente connessi al telefono, tutto il giorno, tutto il giorno arrivano notifiche, richieste di informazioni, devi interagire con i clienti, è un delirio assurdo. Personalmente credo che molte persone si lasciano proprio drogare da anche il fatto che puoi fare sì qualche soldo all'inizio, ma poi diventa una vera e propria droga lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Molte persone poi non riescono a reggere il ritmo e diventano letteralmente schiavi delle notifiche. Quindi, dalla mia esperienza praticamente decennale in questo settore, posso anche dirti che l'imprenditore digitale di successo è anche una persona che riesce a sconnettere dalle notifiche, sconnettere dall'urgenza, sconnettere dal fatto che internet non dorme mai. Infatti, la maggior parte di imprenditori digitali che iniziano la propria attività diventano proprio letteralmente schiavi del loro telefono e non riescono proprio a staccarsene. Ricordo recentemente un aneddoto molto divertente in cui ho provato a spostare il telefono a uno di questi ed è impazzito totalmente. Quindi abbiamo letteralmente una connessione quasi morbosa su quello che gli altri pensano di noi, dal momento che se fai l'imprenditore digitale, soprattutto fai l'influencer e hai un certo successo nel tuo settore, diventi in qualche modo dipendente da quello che pensano gli altri. E la cosa più grave, la cosa più pericolosa che può succederti è diventare dipendente dalle opinioni altrui. Infatti, ogni giorno verrai bersagliato da haters, da persone che ti giudicano e provano a fermarti. E quindi una delle droghe, diciamo, gli effetti negativi per l'imprenditore digitale è letteralmente guardare ogni commento negativo che queste persone senza una vita fanno. La vita dell'imprenditore digitale, a parte i benefici che sono essere liberi, fare quello che vuoi, lavorare dove vuoi, con chi vuoi, sicuramente ci sono tantissimi momenti fantastici. Stai vedendo in sovraimpressione alcuni di questi momenti in cui ho potuto anch'io personalmente godermi la vita, girare, interagire, viaggiare per il mondo, per business, avendo tantissime soddisfazioni. Sono stato a Las Vegas, sono stato qui a Dubai a una presentazione molto importante in cui mi hanno premiato come uno dei top 100 educational leader nel mondo digitale al mondo. Però posso dirti che ci sono anche una valanga di momenti non visti. Le immagini che stai vedendo scorrere qui sono dei momenti che non si vedranno mai, dei momenti in cui addirittura, diciamo, i miei collaboratori mi hanno fatto delle foto di nascosto, in cui si vede lontano un miglio che Fabio Gallerani, ok, imprenditore digitale, da povero a libertà finanziaria in 6 anni, film, eccetera, eccetera. Però ci sono stati, ci sono tuttora ogni giorno dei momenti non visti. Molto spesso su Instagram, infatti, ho l'abitudine di pubblicare quello che accade a notte fonda. Io lavoro e studio di notte, molte volte vado a letto alle 2, alle 3 di notte. Perché? Perché sto gestendo la mia attività digitale e, come sai, internet non dorme mai. Quindi questo video è un po' per sbattere in faccia la realtà reale anche di un imprenditore digitale di successo. Sappi che è un compromesso che dovrai fare con te stesso, te stessa a vita. È una droga che, se non la sai controllare, si prende gioco di te, soprattutto inizi a dominare il tuo tempo. E quindi il miglior consiglio che ho è buttati sul digitale perché è una gran cosa. Oggi è la possibilità di passare dall'essere una persona insoddisfatta che non ha tanti risultati nella vita a diventare un professionista amato e rispettato nel digitale. Se ti applichi e ti impegni con costanza, e con costanza intendo per anni, non puoi pensare di iniziare oggi e dopo 2 mesi smettere di studiare e sei già arrivato. Non funziona così. Verrai sbattuto
tutto fuori in un secondo. Però se sei disposto a studiare, applicarti e anche capire i consigli che ti sto dando, di non diventare schiavo di internet, non diventare schiavo delle notifiche, soprattutto avere l'umiltà di lavorare quando è necessario farlo, di notte, di giorno, in vacanza, in casa, ovunque sia necessario, beh allora puoi fare l'imprenditore digitale. Ho voluto creare questo video per creare un po' di polemica, perché sinceramente sono un po' stanco di vedere tantissime persone che si fanno gli empty leg nei jet privati solo per farsi la foto da fighi, si portano quattro cambi e si cambiano. Io personalmente, quando posso, viaggio in business, ma se sono tratte brevi viaggio ancora in economy. Sono una persona che fa tantissimi risultati online, ti parlo di decine di migliaia di euro di stipendio mio mensile, però molte volte non comprendo le persone che vivono nei monolocali in provincia di, che ne so, una città italiana sconosciuta e pretendono di far vedere la bella vita, quando in realtà quello che ti fanno vedere è una farsa per attrarti in una vita che non vivono. Detto questo, io non sono contrario al millantare, perché se hai risultati devi sbatterli in faccia chi ti diceva che non è possibile, però devi anche capire che dietro alla facciata dei privilegi del lavorare online ad alto livello ci sono notti insonni, ci sono capacità di autocontrollo devastanti in cui devi saper gestire il tuo tempo, devi saper gestire le risorse e soprattutto non devi farti fermare dagli hater, dalle persone che provano a dirti qualcosa di negativo e provano a fermarti. Io sono Fabio Gallerani, questo è il video più controverso del web in cui ti parlo delle verità atroci nei retroscena della vita dell'imprenditore digitale. Se ti è piaciuto lasciami un commento, puoi anche insultarmi, non mi interessa, l'importante è che facciamo due chiacchiere, voglio sapere la tua opinione, ok? Se vuoi non iscriverti al canale, però te lo consiglio perché ci sono tantissime persone che l'hanno fatto, ogni giorno hanno video pazzeschi, però se non lo vuoi fare non farlo. Però quello che ti chiedo di fare letteralmente è lasciami un commento qui sotto, voglio creare un post diciamo controverso, voglio creare polemica, voglio sapere la tua opinione, cosa ne pensi degli imprenditori digitali? Sono tutta fuffa, farsa o sono persone che realmente lavorano duro giorno e notte per costruire il proprio successo? Fammi sapere, grazie mille per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!